darvi delle botte. Facciamo due cose serie. Ho il compito di portarvi a quell'ora terribile. Abbiamo presentato sabato pomeriggio a Palazzo Ducale un libro di Giulio Laurenti, La madre dell'uovo. C'è una strana coincidenza incredibile. Quattro individui ruotano attorno alla triste vicenda della uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin a Mogadiscio il 20 marzo 94 e anche attorno alla vicenda altrettanto triste di Piazza Limonde il 20 luglio 2001. Sono Giovanni Truglio, capitano, poi tenente colonnello, oggi direttore generale, Claudio Cappello che era tenente, poi capitano in piazza e oggi colonnello, Carlo Torre che fa il perito, ha detto che quello di Ilaria Alpi non era un'esecuzione perché il colpo è stato sparato a una distanza superiore ai 50 centimetri e poi in Piazza Limonda ha vergognosamente inventato la storia del sasso che devia i proiettili nella testa di Carlo. E poi il quarto è Eligio Paoni, fotografo, fa degli scatti equivoci a Mogadiscio, fa uno scatto preciso in Piazza Limonda quando un carabiniere spacca la fronte di Carlo con una pietrata quando Carlo è moribondo lì, ma poi naturalmente viene picchiato, poi accomodato su un'ambulanza, gli spaccano la macchina fotografica, i rotolini e si è, come dire, rifiutato di manifestare. Cappello dice che la sceneggiata di Lauro l'avete vista, no? Bastardo, l'hai ucciso tu col tuo sasso, sarebbe il vicequestore Adriano Lauro che insegue un manifestante che dalla scalinata della chiesa urla assassini. E si verifica, dice Cappello, dopo l'arrivo delle ambulanze. Anche questa è una falsa testimonianza, perché non c'è nessuno quando Lauro fa la sceneggiata. C'è un filmato ripreso addirittura dalla telecamera di Mediaset, quindi per carità, non una telecamera confondibile con quelli che alteravano la verità. Per tentare di avere un processo in grado di accertare la verità di quanto accaduto, abbiamo intentato l'unica cosa che potevamo fare, una causa civile. Il giudice Roberto Bonino acquisisce documentazione, testimonianze, prove, ma a fine settembre del 2014, poco prima della data nella quale doveva emettere la sentenza, chiede insieme alla collega Daniela Canepa uno scambio di posti, che viene naturalmente concesso perché si può chiedere. Non posso non interpretare quella richiesta altro che come una prova di vigliaccheria, alla quale Daniela Canepa aggiunge stravaganza. Non occupa ovviamente un minuto del suo inutile tempo alla visione dei filmati e della grande documentazione raccolta e a gennaio rigetta la nostra richiesta di giustizia, ma lo fa in un modo singolare. La parte rileva, domando a qualunque persona normale, è possibile che se io indico una causa contro l'archiviazione mi si possa rispondere negandomi la causa, citandomi il testo dell'archiviazione? Non è una cosa incredibile, è una vergogna, naturalmente, alla quale Daniela Canepa aggiunge lo schifo, perché naturalmente nel copia e incolla ci mette anche quella frase vergognosa che l'estintore forse l'aveva addirittura Carlo lanciato due volte. Ma sapete quali sono i tempi di quella drammatica vicenda di Piazza Limonda? Quando il reparto di quei gloriosi carabinieri scappa da via K e imbocca Piazza Limonda, da quel momento al momento in cui ci sono gli spari, sapete quanto tempo trascorre? Perché c'è qualcuno che mi ha risposto anche, ma ingenuamente, 10 minuti. No, passano 29 secondi, lo testimonia un filmato della Polizia di Stato. E allora in 29 secondi c'è un attacco terrificante a quella camionetta dalla quale nessuno può difendersi. E sapete quanto tempo passa tra il lancio dell'estintore da parte di un manifestante con caschetto giallo e kiwi blu? E Carlo non era certo il Fregoli della situazione, che si poteva cambiare abito. Da quel momento al momento degli spari, 7 secondi, fondo di silenzio e di, come dire,
un tentativo di riprendere fiato e poi gli faremo l'applauso che Carlo continua a meritare. Questa è l'ora dello sparo.